punteggio 54 Bramante, 53 Attila, 2 secondi e 4 decimi. Il pallone sarà per l'Attila Basket. Olavao la spacca per l'Attila. Olavao la spacca. Gurini. Vediamo chi riceverà per l'Attila Basket. Gurini tanto la rimessa, su di lui c'è Giovanni Centis. Attenzione, Gurini lo scacciato per Mancini e va a realizzare allo scadere. Attenzione, Mario Mancini. Vedete l'inquadratura sul tabellone, 55 Attila, 54 Bramante, un secondo e 5 decimi. Ferri è pronto alla rimessa, subito dovrà andare al tiro il Bramante. Vediamo, pallone per Ricci, marcatissimo Ricci, si chiude qui, l'Attila è promossa in B interregionale. Siamo sul parquet del palazzetto che ha incoronato l'Attila vincitore dei playoff di Serie C Gold. Vediamo qui le immagini della festa che può partire in questo momento, gli abbracci fra i giocatori, il presidente, davvero immagini bellissime. E allora i colori e la coppa alzata al cielo, i colori dell'Attila Basket trionfano in quelle di Pesaro. Sono immagini bellissime che ci raccontano di quanta passione ci sia dietro questa squadra, dietro questo sport in generale. Davvero immagini bellissime. Con coach Nicola Scalabroni, il finale perfetto per questa favola. Davvero ci aspettavamo di vivere una partita emozionante, ma così è troppo, coach. Non lo so, è incommentabile, perché non abbiamo praticamente, non siamo mai riusciti a giocare tranquilli in questa partita, è stata sempre una partita contratta, però siamo sempre riusciti a stare in partita, anche se andavamo a meno 7, meno 8, meno 9, noi siamo stati sempre lì, siamo sempre riusciti a ricucire, alla fine siamo stati lì, a 2 secondi e mezzo alla fine avevamo la possibilità di portarla a casa, abbiamo cambiato un minuto, ho disegnato la rimessa e i ragazzi sono stati bravissimi a eseguire quello che ho disegnato, per me è una grande soddisfazione. Sicuramente c'è anche la mano di qualcuno che ci sta dando una mano da 2 anni a questa parte, che non è qui con noi ma che lo rappresentiamo tutti i giorni in campo e in allenamento. Questo è per Attilio, per il presidente, per tutte le persone che credono in noi, e basta, credo che in 2 anni abbiamo fatto qualcosa di grosso. Una società che faceva la promozione, siamo ripartiti dalla C Silver, abbiamo vinto una C Gold contro la squadra che probabilmente... E questo è il gavettone meritato per il coach, il gavettone meritato per il coach che si gode la sua coppa, veramente una vittoria meritatissima per una squadra che ha dato l'anima in questa serie finale di playoff. Torniamo dal coach, penso che finisca tutto, a posto, grandi! Ce l'abbiamo qui con noi, fra le nostre mani, la coppa che sancisce la vittoria di questo campionato. Diciamo, col coach ci aspettavamo una partita emozionante, ma così è davvero troppo. Una partita per cuori forti e per una mente pronta. Con il finale perfetto! Con il finale perfetto! Bisogna fare comunque nel nostro festeggiamento i complimenti a Bramante, sì, che ha giocato tutte le partite, e penso che al loro posto perdere di uno sarebbe una cosa, dopo aver giocato, sì, 5 partite, sì, indescrivibile. Quindi grandi complimenti comunque vanno a Bramante, che se li meritano. Questo. Assolutamente, solo che fatemi fare i complimenti a quel gruppo là, un manipolo di eroi, perché 2 anni fa non c'eravamo e questa sera festeggiamo la promozione in Serie B. Dicevo prima, dopo gara 4, sono oltre giocatori uomini, ragazzi, che mi hanno dato retta, ci siamo scornati, abbiamo detto le cose in faccia, e poi se il risultato è questo, è una cosa, questa vittoria viene dedicata a chi dall'alto ci guarda, che portava l'8 e credo che nell'ultima azione rappresenti in campo. Ti voglio bene, Atti. Con Pepo Gamaso, uno degli eroi di questa gara 5 che è finita davvero nel modo migliore possibile, quel punto allo scadere che vi sancisce come campioni, cosa hai provato in quei secondi finali?
No, ha fatto una remessa a Nico e abbiamo stato tutti intelligenti in ascoltare, perché era un momento critico, un momento difficile, e quindi abbiamo ascoltato l'allenatore, ha fatto una remessa che grazie a Dio ha uscito bene, è andato bene, quindi siamo felici per quello. Io le ho fatto un back pick a Mario ha segnato, quindi penso che ha fatto una giocata di squadra, tanto del staff tecnico come di noi, che abbiamo fatto lo che loro lo desiano, e quindi niente, siamo felici perché abbiamo vinto una partita difficilissima. Jacopo Minossi, il team manager dell'Attila Basket, è arrivata questa vittoria in gara 5, e che vittoria, non poteva arrivare nel modo migliore. Un'emozione davvero unica, abbiamo cominciato il campionato da matricole, abbiamo fatto i playoff e abbiamo vinto in questa maniera, stavamo 2-0, abbiamo fatto 2-1, 2-2 e siamo venuti a vincere qui a Pesaro per la Paracampionara. Un'emozione fortissima, una battaglia, devo fare i complimenti alla mia squadra, sono stati da ogni giocatore ha dato tutto, faccio i complimenti anche a Bramante, però ecco, noi stasera stavamo in campo con qualcosa in più, che dall'alto ci ha guidato, e questa vittoria è dedicata ad Attilio, tutto quello che abbiamo fatto è dedicato ad Attilio. L'Attila è patrimonio della città di Porto Recanati, come Attilio è patrimonio della città di Porto Recanati. Grazie a tutti i tifosi che sono giunti quest'oggi, erano tantissimi, un'emozione davvero unica, grazie a tutti. Siamo con il presidente dell'Attila Basket, Giuseppe Pierini, è arrivata questa vittoria in gara 5, una vittoria davvero indescrivibile, quei secondi finali, cosa ha provato, presidente? Hai detto tutto te, una vittoria indescrivibile, cioè eravamo lì a 6-7 punti a 2 minuti dalla fine, non ci credeva più nessuno, il pubblico qui presente, io ringrazio il pubblico presente che è venuto in 200-300 persone a Pesaro, quindi è stata una cosa memorabile per la storia di Porto Recanati. Ce la teniamo stretta, siamo contenti, felici, festeggiamo e per adesso la gioia è tanta. Ecco, questa vittoria è un po' l'emblema di quello che è lo spirito di questa squadra, che fino all'ultimo secondo non molla mai e oggi l'ha dimostrato. È una squadra che ha lottato soprattutto nello spirito playoff, perché hanno recepito, sono giocatori esperti, sanno come funzionano, sul 2-0 ci voleva un grande carattere, l'hanno dimostrato a casa e l'hanno dimostrato soprattutto questa sera, che era una partita tiratissima, infatti il punteggio bassissimo lo dimostra che era una partita tiratissima, sono stati sempre concentrati fino alla fine e il punteggio parla chiaro, 54-55, la dice tutto sul fatto che si è risolto il tutto sul filo di lano, gli ultimi due secondi soprattutto sul tiro di Mancino che è stato grandissimo a fare quel canestro che ha voluto dire la Serie B. C'è una dedica speciale per questa vittoria? Una dedica speciale, lo sappiamo, lo sanno tutti qual è la dedica speciale, la sappiamo per un ragazzo che ha dato tanto per la pallacanestro e questa sera la dedichiamo soprattutto a lui, Attilio Pierin. Siamo con Mario Mancini, l'uomo che ha deciso questa finale con quel punto all'ultimo secondo, ecco, cosa hai provato in quegli istanti? Ma è stata talmente veloce la cosa che non ho provato niente, ancora praticamente lo dobbiamo realizzare che abbiamo vinto. Non è tanto secondo me il canestro alla fine, averci creduto anche quando eravamo sotto, anche quando la partita sembrava aver preso la strada sbagliata. E siamo stati freddi, abbiamo continuato a lottare in mezzo al campo, ci siamo conquistati tutti insieme questa vittoria, tolto l'ultimo canestro che poi quello insomma è in più. Ecco, è stata una stagione impegnativa, immaginavi un finale del genere? Nei migliori sogni forse, nei miei migliori sogni sicuramente immaginavo di segnare il canestro della vittoria per andare in Serie B, però ecco, è successo, insomma, adesso piano piano serve solo realizzarlo. Siamo con Leandro Alfonsi, che da sempre è stato un elemento imprescindibile per questa squadra, è arrivata questa vittoria e come è arrivata, davvero un momento indescrivibile quello del canestro di Mancini. Guarda, io stavo senza parole, non lo so, non me l'aspettavo manco, tutto così rimontata, proprio spettacolare, il primo che vinco così, proprio bellissimo. Ecco, tu sei il più giovane di questo gruppo, immagino che da questa stagione abbia imparato tantissimo. Sì, io ho imparato tantissimo, sono cresciuto molto, penso, e spero di continuare a crescere per poter continuare su questa striscia. Ecco, è stata una stagione impegnativa, ma immaginavi un finale del genere? Non immaginavo un finale del genere così bello, perché partendo da 2-0, tornare due pari e vincere quando stavi sotto è proprio una cosa bellissima.
bellissimo veramente. Con Andrea Gurini fra i protagonisti di quella che è una vera e propria impresa, sotto di 2-0 in questa serie siete riusciti a ribaltare completamente il risultato e l'avete fatto in una maniera veramente da film in questo finale. Sì, bravi, bravi tutti, bravissimi tutti, siamo stati siamo rimasti uniti, concentrati e decisi nel momento di difficoltà. Comunque ribaltare una serie 2-0 con una squadra di questo genere, comunque molto fisica, brava, esperta di questi livelli, non era facile. Ci siamo riusciti e così da pure più gusto, così da pure più gusto. Al momento del canestro di Mancini invece cosa hai provato? Guarda, ero lì sotto che io facevo la rimessa, quindi diciamo che l'ho vista proprio bene la scena e un po' di incredulità, perché non credevo che loro comunque lasciassero tutto questo spazio in un momento così decisivo della partita. Però bello, abbiamo vinto, la palla è entrata, quindi bello, tutto molto bello. Ecco, anche una giocata intelligente la tua nel servire il tuo compagno. Sì, sì, diciamo che lui è stato bravo a smarcarsi, poi ho dato una palla, ho fatto un appoggio, è stato bravo Mario, insomma, quindi bravo Mario, bravi tutti, ce lo meritiamo per tutto quello che abbiamo affrontato durante l'anno, momenti belli, momenti brutti, ne siamo sempre usciti. L'uomo volante, ve lo ricordo, l'uomo volante, primo passo bruciante. E quindi niente, adesso ce la godiamo, due campionati in due anni, non è una cosa di tutti i giorni, quindi bello, bello. E con questa squadra... Ecco, ti sei beccato questo gavettone, è meritato, perché davvero hai giocato una grandissima partita. Con questa squadra in Serie B si può far bene, c'è davvero un bel gruppo. Sì, sì, diciamo che il gruppo è solido e buono, ovviamente per la categoria sopra servirà sempre comunque qualcosina in più, perché tanto andando di sopra trovi più fisicità, un po' più di tutto. Quindi i ragazzi sono tutti bravi, se la meritano tutti, non so chi rimarrà, chi non rimarrà, però per ora pensiamo a goderci questo momento e basta. Siamo con Johnny B, uno di quelli che lavorano dietro le quinte per favorire la riuscita di queste vittorie. Ecco, tu sei un tifosissimo di questa squadra, l'hai vissuta giorno per giorno in attesa di questo giorno che è arrivato e non poteva essere più bello. Certo, tifoso numero uno, nonché il custode del palazzetto dello sport di Comedia di Porto Organati. Certo, perché li seguo tutti i giorni, sono io proprio il custode del palazzetto dello sport, come diceva sempre Francesco anche in telecronaca, il responsabile del Palamedi, Giovanni Bruno, in arte Johnny B, perché sono stato, come voi tutti sapete, a Tussiche Valles, essendo arrivato anche in finale nel 2020 con Gerry Scotti, nella scuderia di Gerry Scotti. Quindi Francesco mi ha sempre... Ma cosa hai provato questa sera al canestro di Mancini? Una grossa emozione, ero l'unico che questa sera ci aveva ancora creduto fino alla fine, nonostante tutti la dassero per persa ormai la partita. Ero l'unico che ci credeva e avevo detto dentro di me: non andiamo via di qua se non vinciamo, e infatti così è andata. Che vittoria poi, tra l'altro. E tu che hai seguito, come hai detto, questa squadra giorno per giorno, sapevi comunque che alla fine ce l'avrebbero fatta? Io l'avevo detto sin da gara 1, da quando l'avevamo persa, bravissimo, da quando l'avevamo persa gara 1, io l'avevo sempre detto sin dall'inizio che invece, anche che perdevamo pure gara 2, avremmo vinto gara 3, gara 4, e la bella, e così è andata. Nessuno mi dava ragione, io l'avevo detto, e così è andata. Adesso è tempo di festeggiare, allora. Quindi adesso è tempo di festeggiare, oramai siamo in Serie B e adesso la Serie B è tutta da giocare, è tutto un altro spettacolo, il grande spettacolo della pallacanestro, come dice Francesco, questo bellissimo gioco. Sulle mani per Cingolani, cantano i tifosi dell'Attila al Palamedi. Questa sera che emozioni avete vissuto? Immagino indescrivibile. Incredibile proprio, cioè... Partita pazza, una gara 5, e si poteva prevedere che fosse così, ma non così, quindi veramente, veramente contento, niente da dire. Ecco, quando eravate in svantaggio tu credevi che ancora era possibile rimontare il Bramante? È stata l'unica ancora di salvezza, il crederci, lo sperarci, perché sennò non avremmo raggiunto questo obiettivo. L'unica cosa era questa. L'anno prossimo dunque sarà Serie B. L'anno prossimo Serie B è impensabile, anche ripensando al percorso personale,
due promozioni in due anni, non... incredibile, incredibile. Siamo con Paolo Cuna, il vice allenatore dell'Attila Basket. È arrivata questa vittoria davvero indescrivibile per come è maturata a due secondi dalla fine. Eravate in svantaggio, il canestro di Mancini che vi proietta in Serie B. Che emozione hai provato in quel momento? Guarda, l'emozione è grandissima. Noi ci abbiamo sempre creduto, anche meno 9 a 2 minuti e 50 alla fine. Sapevamo che ce la potevamo fare e quando abbiamo disegnato l'ultima rimessa eravamo convintissimi che ce la potevamo fare e siamo stati bravissimi, abbiamo raggiunto l'obiettivo, insomma. Ecco, quello schema era un'idea tua e del coach o è stato, diciamo, dettato dall'istinto? Guarda, ne avevamo parlato, sai, parlando tutti i giorni, era uscito fuori questa cosa di fare un'ultima rimessa e parlando avevamo detto non sarebbe male fare una rimessa dove magari va a fare canestro chi non te lo aspetti. E dopo Nicola è stato bravissimo che gliel'ha detto e l'abbiamo fatto, è venuto tutto perfetto come l'avevamo immaginata, insomma. Una dedica speciale per questa vittoria? Sicuramente Attilio. E... Attilio per me era un fratello e io ero convinto che vincevamo perché sentivo che lui era con noi, quindi è quello che ci dava la fiducia e che ci ha portato a questo doppio salto di serie. Siamo felicissimi. Siamo con il capitano dell'Attila Basket, Lorenzo Baldoni. È arrivata questa vittoria in gara 5 in una maniera davvero assurda, era impensabile poter recuperare lo svantaggio, ma con il carattere che ha questa squadra nulla è impensabile oggi. Che emozioni hai provato alla fine di quella partita? Ah, guarda, come ti avevo detto l'altra intervista che avevamo fatto, è assolutamente una partita che impensabile vincere alla fine come eravamo arrivati, ma abbiamo fatto veramente un miracolo e... però come ti avevo detto era quello che volevamo e siamo riusciti a portarla a casa. Tre partite consecutive è stata un'impresa. Vedo che la tieni molto stretta questa coppa. Sì, perché l'anno scorso non ho potuto giocare la parte finale di stagione e quindi sono molto contento quest'anno. Anche perché quello che avete dovuto fare per guadagnarvela non è sicuramente da poco. Assolutamente, è stato un anno impegnativo e questa serie è stata molto complicata e quindi bene così. Anche oggi una partita davvero capitano, da leader, nei momenti di difficoltà sei sempre stato un punto di riferimento per i tuoi compagni e questo oggi ha fatto la differenza. Sì, guarda, le prestazioni personali non mi sono mai interessate, però comunque sono contento di come è andata e l'importante è il risultato finale. Grazie e complimenti ancora. Un capitano! Lautaro Fraga che stasera ha portato a casa questa coppa, vedo che la tieni molto stretta, che è stato difficile conquistarla ma adesso ce la godiamo. Sì, 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 è stato veramente difficile ma obiettivo raggiunto dopo un anno difficile, una stagione tosta. E, come ho detto prima, sapevamo che sarebbe andata così difficile, una serie contro Bramante, una squadra veramente forte. Ma avere vinto così di questa forma, di questo modo, fuori di casa, è veramente un piacere e sono contento per me e anche per tutta la squadra. Ecco, magari immaginavate di vincere, ma in questa maniera? Immaginavo sì, sapevo che era difficile dopo di essere sotto 2-0, ma abbiamo messo tanta voglia dentro il campo, tanta fame di vincere e poi vincere così, un punto sopra, è qualcosa incredibile veramente. A chi la dedichi questa vittoria? Prima di tutto alla mia famiglia, la mia ragazza, la mia famiglia che è venuta qua 3 giorni fa, da solo per questo periodo di vedere la finale. Niente, per me è un piacere che loro vedere questo per loro è incredibile. Bueno, sono contento per me, per loro e questo è per loro e per la gente argentina.